Ciao ragazzi, come state? Io sono Rico e oggi siamo qui perché vi porto la mia top 10 delle fragranze commerciali dedicate all'uso serale. Come detto nei precedenti video, la sera d'estate abbiamo bisogno di fragranze un po' più corpose, che rimangano sì pur fresche, ma che siano un po' più dense, abbiano un po' più di scia, un po' più potenti, insomma. Proprio perché spesso e volentieri siamo fuori, all'aperto. Discoteca, ristoranti, uscite con amici, sapete, le situazioni in estate sono molteplici e quindi abbiamo bisogno di fragranze che abbiano sì un certo incanto, ma che si facciano pur sentire. E quindi io direi di iniziare subito con un bel vamos e partiamo con la numero 10. Vai! Philip Plein No Limits Super Fresh. Al suo interno ribes nero, note marine, artemisia, fico nero e lavanda. Note di cuore pepe nero, bergamotto, pompelmo, cardamomo e zenzero. Note di fondo cuoio, vaniglia bourbon, sandalo, cioccolato bianco, legno di cedro. Note legnose, muschio, patchouli, papiro e ambra. Ed eccola qui la Philip Plein, la versione super fresh. Allora, questa fragranza rappresenta proprio al meglio il concept del contenuto che vi sto portando oggi, perché ha tutte quelle qualità che io ricerco in una fragranza estiva dedicata all'uso serale. Perché questa fragranza, pur rimanendo fresca, ha un certo corpo, una certa densità, una buona proiezione, una buona scia, un'ottima persistenza sulla pelle. Ecco, tutte caratteristiche che abbiamo bisogno nelle nostre nottate estive. Questa fragranza, per chi conosce l'originale, che è davvero potente, una fragranza non per tutti i nasi, questa invece è un po' più piaciona, un po' più facile, arriva prima rispetto alla versione originale, perché molti magari sono spaventati dalla originale, quindi difficilmente poi vanno a mettere il naso su questa versione qua. Però ragazzi, è molto più piaciona, a parte più fresca, molto più portatile, ok? Quindi più per il naso di tutti. Ecco, Philip Plein allarga il suo raggio, ok, di clientela, ecco, di persone che si possono avvicinare a questo brand e a questo tipo di fragranza. Una fragranza che parte fresca, ma che pian piano questa frescura ci lascia un po', ma non del tutto, e ci dà sempre più corpo, che diventa sempre più presente, regalandoci un'ottima scia, un trattino dolce, un trattino speziata, che ragazzi, nelle nostre serate, quando siamo all'aperto, soprattutto in discoteca, questa fragranza è davvero la differenza, ok? Una fragranza che è ancora troppo sottovalutata. Io mi incazzo di questo perché davvero è spettacolare, ok? Però ragazzi, finalmente magari dopo questo video riuscirà a prendere un po' più di visibilità, e quindi spero tantissimo che questa fragranza venga, come dire, almeno snasata e portata una volta da voi, perché ragazzi, fidatevi, ne vale davvero la pena. Nono posto per Kenzo Homme Eau de Toilette Intense. Al suo interno note di testa, note marine, calipsone, peperosa e spezie, note di cuore, fico, albero di fico e vetiver, note di base, sandalo, Akigala Wood e patchouli. Ed eccola qua, la Kenzo Homme, la versione Intense, ok? O Intense, anzi no, Intense proprio non esiste. Cos'è sta nuova moda? Intense. O mi fanno morire quelli che dicono Xerjoff. Ma dove si è visto mai, raga? Xerjoff è Xerjoff, Intense è Intense, ok? Kenzo non è Kenzo, è Kenzo. Givenchy non è Givenchy. Ma che cazzo, ma perché? Ma vi pensate che siete più fighi se dite Givenchy quando potete dire Givenchy? Noi rimaniamo della nostra cultura, italiani, ok? Perché solo se battiamo i piedi possiamo stare sopra gli altri, come lo hanno fatto i nostri nonni, come lo hanno fatto i nostri padri, ok? Quindi non normalizziamo le cose che dicono gli altri, siamo noi i migliori. Intense è Intense, Kenzo è Kenzo, non è Kenzo, e basta, vabbè. Aperta e chiusa parentesi, perché sennò mi arrabbio come una belva.
parliamo di questa fragranza. Allora, una fragranza rivelazione, ok? La rivelazione vera del 2021 per quanto riguarda le fragranze commerciali. Una fragranza da un odore indefinito, ok? Un odore che è difficile spiegarlo. Proprio quando io la studiavo e quando pensavo, ma che cosa devo dire della Intense? Perché è davvero un odore davvero indecifrabile. Allora, ho pensato a un concetto molto semplice per cercarlo di trasferirlo a voi. Quando noi, non lo so, sentiamo una fragranza e magari riconosciamo la nota, diciamo, ah, che nota di mela, o che nota di incenso, o che sono tutte note riconoscibili. Ma quando non riusciamo a riconoscere le note, quando i bambini non riconoscono nulla perché non sanno nulla di questo, sai cosa vi dicono? Che buon profumo! Che profumo! Ecco, questo sa proprio di profumo! Ecco, il profumo! Se proprio vogliamo metterlo in una categoria, è un profumo vero e proprio, perché così ben amalgamato, così ben mescolato, ok? Che le note sono difficilissime da riconoscere. Ma cosa riconosciamo in questa fragranza? La sua freschezza, la sua corposità, la sua cremosità e questo suo sentore speziato, ok? Che ci regala quella caratteristica pungente, ok? Per essere presenti, ok? Nelle nostre serate d'estate. Perché questa versione qui, nonostante sia una eau de toilette, è una versione davvero super performante. Una performance intorno alle 7-8 ore, con una scia molto intensa, almeno per 3 ore, 3 ore e mezza, con una proiezione di 2 metri. Ce li ha tutti. Quindi davvero una fragranza con i contro C che mi ha davvero sorpreso, ma non solo me. Tutto il popolo della community delle fragranze mondiale, ok, ne ha parlato e ad oggi, perché l'anno scorso sono arrivato un tantino in ritardo, ma questo è arrivato, cioè nel senso adesso è arrivato proprio il momento di parlare della Kenzo, ragazzi, è spettacolare, una fragranza che, non lo so, mi ha regalato davvero qualcosa di diverso, mi ha regalato davvero qualcosa che uno dice wow. Qui davvero finalmente una fragranza commerciale con un odore che potrebbe addirittura essere di nicchia, con una super performance che, ragazzi, da un commerciale ad oggi, ai tempi d'oggi, è davvero difficile da trovare. E quindi sono tutte caratteristiche che rendono questa fragranza davvero una ottima, ma veramente una ottima opzione per le nostre serate estive. Ottavo posto per Valentino Uomo, Intense. Al suo interno mandarino e salvia sclarea, note di cuore iris e fava tonka, note di fondo vaniglia e cuoio. Ed eccola qui, Valentino Uomo Intense, fragranza king per quanto riguarda l'eleganza, ok? Fragranza super elegante fuori, ma allo stesso tempo super elegante il contenuto che abbiamo all'interno. Spesso e volentieri d'estate siamo invitati a un matrimonio serale, o addirittura a un compleanno dove lo si festeggia fuori, o addirittura al primo appuntamento con quella ragazza che abbiamo conosciuto la sera prima in discoteca, o svariate altre situazioni che ci inducono ad essere eleganti, ok? E quindi abbiamo bisogno di una fragranza che al meglio rappresenti il nostro outfit. Ed è proprio, a mio modo di vedere le cose, la Valentino Uomo Intense. Non ce n'è, ragazzi, ok? Cioè, allora, situazione talcata, ok? Fin da subito arriva sul naso questa nota talcata pungente che già ci fa pensare a quell'eleganza un po' alla Prada, ma meno brillante, un po' più scura, un po' più cupa, perché ha proprio questa fava tonka e la vaniglia che, nonostante sia una fragranza fresca, talcata, ci regala quella corposità, quella densità che abbiamo bisogno di sera. Infatti, ottime le performance, ottima la persistenza sulla pelle, ottima la scia, almeno per le prime 2 ore, poi pian piano si ritira. Vi consiglio, ok, perché magari gli eventi
cui ho citato prima, matrimoni, compleanni, altre robe, sono eventi che durano a lungo, ok? Che magari ci portano a stare fuori per tante ore. Vi consiglio di portarvi un travel, ok? Perché la fragranza si persiste, ma diventa sempre più blanda. Magari un travel ci aiuta a rigenerare la fragranza e ad avere sempre proiezione, ad avere sempre un'ottima scia. Perché quando siamo eleganti e lasciamo la scia, lasciamo anche un certo charme e un certo fascino. E in questo caso la Valentino Uomo è proprio la regina delle fragranze eleganti commerciali, di tutte quelle che vi presenterò oggi. Questa è Valentino Uomo Intense. Al settimo posto, Gentleman Only Intense di Givenchy. Al suo interno, foglia di betulla, pepe nero, mandarino verde, pepe rosa, menta e limone. Note di cuore, cuoio, patchouli, cedro del Texas, foglia di violetta e coriandolo. E note di fondo, fava tonka, incenso, ambra, vaniglia, sandalo e vetiver. Ed eccola qui, la Gentleman Only di Givenchy, la versione Intense. È una fragranza che ci viene in aiuto nelle nostre serate estive, proprio perché se uno ha bisogno di una fragranza che le compie tutte, ecco, questa è davvero perfetta. Ma cosa intendo io per compierle tutte? Perché questa è una fragranza che si adatta benissimo in quanto a versatilità, perché è una fragranza super versatile, per quanto riguarda i nostri outfit estivi. Per chi come me non veste sempre uguale e quindi magari si alza la mattina o una sera, dice vabbè, stasera esco in tuta, domani sera esco casual anche se vado a bere una birra con gli amici, che ne so, ho bisogno di vestirmi con una giacca e una magliettina e un jeans, sono semi elegante, quasi casual, ok, sono al limite del casual tendente all'elegante, ecco, la versione Intense della Gentleman Only è davvero perfetta, ok? Perché si adatta a diverse situazioni. Una fragranza che ha quelle caratteristiche che io ricerco in una fragranza serale estiva: corposità, durata, proiezione, e questa fragranza le ha tutte, ok? Una fragranza che è anche pensata, perché magari qui in Svizzera, ecco, magari io faccio adesso questa differenza, qui in Svizzera in estate non tutte le serate sono a 50 gradi, a 80 gradi, a 90 gradi, a 100 gradi, no. Qui ci sono anche spesso e volentieri quelle serate dove bisogna uscire di casa con il giacchettino, con il giubbottino. E anche in Italia ci sono posti, tantissimi posti, che magari la sera c'è bisogno del giacchettino, ok? Che non è che dobbiamo, non è che tutti viviamo a Gallipoli o tutti viviamo, non lo so, ad Otranto, tutti viviamo in Sicilia, in Calabria, a Tropea, no. Ecco perché questa fragranza, per chi abita magari in luoghi un po' più in collina, ok, che vuole una fragranza per farle tutte, ecco, questa è una fragranza davvero perfetta. Quindi la Gentleman Only di Givenchy, un'ottima opzione anche per le vostre serate estive. E al sesto posto, Armani Eau de Nuit. Al suo interno, pepe rosa e bergamotto, note di cuore iris, cardamomo, noce moscata, eliotropio, note di fondo fava tonka, legno di cedro e ambra. Ed eccola qui, Armani Eau de Nuit. Allora, qui davanti a voi una fragranza di alta classe, una fragranza in quanto a categoria superiore minimo all'80% di tutte le fragranze di nicchia che ci sono in commercio ad oggi, ok? In quanto a categoria. È una fragranza davvero straordinaria. Un suo punto a favore, sapete qual è? Proprio quello fondamentale, che non tantissimi la conoscono, ok? E quindi rischierete di essere davvero unici. Una fragranza che per le nostre serate d'estate, ma non solo, è davvero top point, ok? Top notch, incredibile, soprattutto se in estate siamo single e siamo a caccia. Ma anche, non lo diciamo, anche uomini fidanzati che comunque vanno sempre a caccia. Ecco, è una fragranza davvero straordinaria. E quando vi dico straordinaria, con questa enfasi, è perché ve lo voglio proprio trasmettere dalla camera. È davvero incredibile. Talcata sì, ma comunque super versatile, ma comunque con questa parte che noi ricerchiamo di densità,
che abbia corpo, una buona scia, un'ottima persistenza. Ecco, questa fragranza le ha davvero tutte. Ma cosa ancora in più che magari, non lo so, perché in alcuni tratti potrebbe ricordarci la Valentino Uomo Intense, ma questa fragranza cosa ha in più? È molto più sensuale, è molto più accattivante, ok? Complimenti dalle donne assicurati al 30.000 per 1000, ok? Questa è una delle fragranze più complimentate e più utilizzate da me, soprattutto nelle sere d'estate. Eau de Nuit proprio di notte, ragazzi, è davvero incredibile. Una fragranza che si fa notare, ok? E quando te la sentono addosso richiama l'attenzione su di voi, ok? E non lo so, vi regalerà quella sensazione di non onnipotenza, ma dice ah ok, di ammirazione, vi guarderanno e saranno ammirate da voi, perché questa fragranza è davvero, c'ha quel punto in più rispetto alle altre, che magari anche quella che ritroveremo dopo, le altre, non hanno proprio questo punto così sensuale e accattivante. Ed ecco, questa è una delle fragranze che magari nelle nostre serate d'estate sarà davvero super incredibilmente complimentata, super incredibilmente piaciona e ci regalerà una sensazione sia di freschezza, sia di pulito, ma allo stesso tempo di grande presenza. Quinto posto per Versace Dylan Blue. Al suo interno bergamotto di Calabria, note acquatiche, pompelmo e foglia di fico. Note di cuore ambroxan, pepe nero, patchouli, foglia di violetta e papiro. Note di fondo incenso, muschio, fava tonka, zafferano. Ed eccola qui la Versace Dylan Blue, un gran classico della profumeria commerciale. Una fragranza che potremmo utilizzare tutto l'anno e quindi anche perfetta per le nostre serate estive. Una fragranza blu fresca ma ben strutturata sul fondo, con note di muschio, di fava tonka, questa nota di incenso e questa nota di ambroxan che ci regala quella scia di cui abbiamo bisogno, soprattutto quando siamo all'aperto. Ecco, è una fragranza che le compie tutte, ma in più questa fragranza ha dalla sua parte il fattore prezzo, perché in quanto a prezzo spesso e volentieri troviamo i grossi formati a un prezzo davvero super accattivante. Una fragranza che a volte è secondo me sottostimata, ok? Quindi il prezzo è davvero super conveniente. E comunque è una fragranza super versatile, la possiamo utilizzare in qualsiasi tipo di occasione, con qualsiasi tipo di outfit. Una fragranza stai senza pensiero, capito? Cioè, te la metti e vai, sai che sei a posto, ok? Che non hai bisogno di chissà che cosa, non ci vuoi pensare troppo. Ecco, Versace Dylan Blue è proprio questo, è perfetta per tutte quelle persone che non sono così complicate, amano indossare un profumo che sappia di profumo, di buon profumo, e che non gli interessa più di nient'altro, ok? Che vogliono arrivare lì, che sono ben profumate e che sono sempre e si sentono sempre a posto. Fondamentalmente questa è Versace Dylan Blue, una fragranza versatile con un ottimo prezzo, una fragranza fresca e ben strutturata che lascia un'ottima scia. E al quarto posto Alaramain Amberwood, la versione Gold Edition. Al suo interno bergamotto e note verdi. Note centrali melone, dolciumi, ananas e ambra. E note di fondo muschio, vaniglia e note legnose. Ed eccola qui la Amberwood, la versione Gold Edition di Alaramain. Come detto nello scorso video, non so se vi ricordate, abbiamo parlato anche del brand Armaf. Anche il brand Alaramain è da considerarsi un brand commerciale. È vero che queste fragranze non le troviamo negli store fisici spesso e volentieri, ma sono più presenti negli store online, e solo perché la filosofia di questi brand, quando approcciano al mercato occidentale, approcciano grazie ai grossi distributori, ok? Loro si affidano ai grossissimi distributori proprio perché vogliono evitare passaggi, vogliono evitare rialzi di prezzo sulle fragranze, ok? Perché devono sempre pur rimanere in commercio, ma sempre accattivanti, ok? È proprio la filosofia di questi brand. E voi mi direte, Rico, ma
tu che parli dei brand arabi, che ci hai sempre detto che quando parliamo di un brand arabo, di una certa fragranza, che cosa succede? Che stiamo parlando di un clone. È vero. Ancora una volta io vi porto un clone, ma perché io non mi sono prefissato il fattore di non parlo di cloni, non parlo di questo. No, io voglio solo trasmettervi la mia conoscenza, ok? E in quanto tale vi trasmetto oggi al quarto posto questa fragranza perché è il clone numero uno in assoluto come brand commerciale di una fragranza, di un must, capito, della profumeria artistica, e sto parlando di Erba Pura di Xerjoff. Questa è una fragranza davvero uno a uno spiccicato in quanto a potenza, proiezione, scia, praticamente è identica, ok? Identica, punto e basta. C'è una fragranza che oggi ha una potenza incredibile e quindi ho detto perché non parlare ai miei follower che magari con un prezzo contenuto hanno una fragranza che magari è uguale a una di 300 euro e magari brand commerciale, perfetta per l'uso serale, perché con questa fragranza, ragazzi, magari se siamo all'aperto, se siamo in discoteca dove c'è tanta gente o qualsiasi evento, ok, concerti, qualsiasi roba dove c'è tanta gente e vogliamo farci sentire, vogliamo farci notare, questa fragranza è fenomenale, fenomenale, ok? Io vi sfido, perché io, vabbè, non vi posso dire adesso come io calcolo le scie, calcolo le proiezioni, non ve lo dirò mai, perché è un lavoro che ho portato avanti per 4 anni, ok? Per 4 anni, per far sì, e ho imparato tutto da solo, ok? Quindi sputtanarvelo così, troppo facile, ok? Poi magari me lo copierebbero in tanti, e siccome mi hanno già copiato il mondo, non voglio che mi copiano altro, rimarrà un segreto a vita. Ma un segreto ve lo voglio dire su questa fragranza che io ho utilizzato tantissimo, siamo quasi alla fine, ne ho fatti di esperimenti con questa fragranza e anche con l'originale, con Xerjoff. Prendete 10 moyette, ok? Spruzzate su ogni moyette un profumo diverso, quello che volete, qualsiasi profumo, ok? Parliamo dei commerciali, eh? Spruzzate su 10 o anche 15 moyette un profumo su ogni moyette. Prendete la moyette, mettetela a ventaglio, ovviamente su una moyette spruzzate anche Amberwood, la versione Gold Edition, chiudete le moyette e fate così. E ditemi qual è l'odore predominante di queste moyette. Ragazzi, se li mangia tutti, è solo uno, ed è questo qua, Amberwood, la versione Gold Edition. Gli altri profumi non li pensa proprio, se li mangia tutti, ok? Cioè, se, che ne so, arriva in macchina la tua fidanzata, che ne so, sei andata a prendere un amico che vuol fare il figo col suo profumo e tu te lo vuoi mangiare, ok? Perché vuoi essere al di sopra di tutto e tutti, mettiti questo ed è finita lì, capito? Sentiranno solo ed esclusivamente te. Se sei una persona che vuole primeggiare, che ama, come dire, farsi vedere, che ama, non lo so, essere al centro dell'attenzione, ecco, questa è la fragranza perfetta, soprattutto per le nostre serate d'estate, quando spesso e volentieri abbiamo un concerto, siamo in mezzo a tanta gente, siamo in mezzo, che ne so, alla folla, ecco, questa, con questa qui praticamente sarete voi e basta, ok? Te li mangi tutti. Questo è Amberwood di Alaramain. Vamos. Terzo posto per Prada L'Homme Intense. Al suo interno note di apertura iris, note di cuore ambra, patchouli e note di fondo fava tocca, cuoio e sandalo. Ed eccola qua, Prada L'Homme Intense. Ecco, questa parola intense, ragazzi, che ha spopolato nella profumeria commerciale, spesso e volentieri lo ritroviamo scritto quasi ovunque ormai, su ogni linea,
La versione intense. Perché? Cosa vogliono comunicarci i brand con questa parolina magica? Che sono tutte fragranze dedicate all'uso notturno. E questo succede anche con la Prada L'Homme Intense, più predisposta all'uso notturno. Infatti di tutta la linea è quella più densa, più cupa, che ha una certa profondità, ma che pur mantiene tutta la parte della fragranza originale, della Prada L'Homme originale, quindi questa fragranza talcata, saponosa, brillante, in pieno stile Prada. Quando io vi dico, e ve lo dico spesso, in pieno stile Prada, sembrerò ripetitivo, ma ragazzi è proprio così, perché una fragranza Prada tu la riconosci da lontano, ok? Perché quando ti passa qualcuno davanti e lascia la scia e porta e indossa un Prada, lo riconosci subito, ok? Ecco perché secondo me sono fragranze davvero uniche, perché hanno creato proprio un'impronta, ok? Che è proprio loro, ok? E che nessuno riesce a copiare, nessuno riesce ad arrivare a questo stile, ok? Sono le fragranze più brillanti, più saponose, che ci regalano quella sensazione di brillantezza che sì, qualcuno si avvicina, ma in questo stile qui davvero nessuno. In questo caso questa fragranza, ragazzi, è perfetta davvero per ogni tipo di occasione. Con Prada L'Homme Intense non si sbaglia mai, ok? Non si sbaglia mai e non si rischia mai di essere un po' troppo o addirittura troppo poco. No, è una fragranza che ci regala l'equilibrio giusto, ecco, in ogni situazione. Ci siamo presenti con stile, eleganza, senza troppi se, senza troppi ma. Ecco, questo è Prada L'Homme Intense. Al secondo posto Versace Eros Eau de Parfum. Al suo interno menta, mela caramellata, limone e mandarino. Note di cuore ambroxan, salvia sclarea e geranio. Note di fondo vaniglia, sandalo, legno di cedro, patchouli, cuoio e arancia amara. Ed eccola qui la Versace Eros Eau de Parfum. Non mi dilungherò su questa fragranza perché ho già un video dedicato dove parlo ampiamente della versione Eau de Toilette, la Eau de Parfum, e addirittura della Parfum. Vi lascio in alto qui la scheda, ok? Così potete recuperare il video. Ma se proprio devo dirvi qualcosa su questa è la fragranza che ha le 3S e in pochissimi hanno le 3S, ok? Super sexy, sciosa, seducente. Questa è Versace Eros Eau de Parfum. E al primo posto Dior Homme Sport 2021. Al suo interno note di apertura limone, bergamotto e aldeidi. Note di cuore elemi e peperosa. Note di fondo note legnose, olivano e ambra. Ed eccola qui la Dior Homme Sport versione 2021. Allora ragazzi, non confondiamola con la vecchia versione, che ce l'ho qua, vi faccio vedere, così almeno avete un riferimento e potete capire le differenze, almeno per quanto riguarda il packaging, così se andate in profumeria sapete che se state comprando la Dior Homme Sport 2021 ha questo tipo di packaging, con la stampa di Dior qui, la stampa sopra di Dior e sotto c'è scritto solo Sport, ok? Mentre nella vecchia, come vedete, il tappo è di un altro tipo, non stampato, anzi c'è questa stampa trasparente di Christian Dior sopra. Ovviamente il Dior Homme ce l'ha scritto qui, proprio sulla base del nostro erogatore, e sotto c'è scritto Dior Homme Sport, mentre qui solo Sport. La cannuccia all'interno è simile, quindi potrebbe, come dire, confondervi, però se avete dei dubbi potete venire sempre su questo video e avrete la referenza giusta, nuova e vecchia, ok? Qui cosa succede? A parte la fragranza spettacolare, ma ragazzi io volevo parlarvi proprio della storia, perché François de Machy, allora, prima di dimettersi, perché adesso non è più il profumista di Dior, ha voluto sistemare delle cose in casa Dior e ha iniziato con il Dior Homme, ok? La versione originale l'ha passata al Dior Homme 2020 e l'ha sistemata, ok? L'ha resa incredibile. Poi ha detto, sai che c'è? Ma io pure di Savage, ma di Savage che cosa devo aggiustare? Non posso aggiustare niente. E allora sai che faccio? Facciamo un Savage nuovo. E ha creato Elixir, una bomba incredibile, vabbè tutti conosciamo, ne ho già parlato sul mio canale.
E poi ha detto no, mi rimane ancora una cosa da sistemare. Quel Dior Homme Sport là, che non se lo caga quasi nessuno, lo voglio rendere grande. Ragazzi, ce l'ho fatta. Incredibile. Questa fragranza è straordinaria, di una qualità eccezionale, incredibile. Oh, mamma mia, incredibile, buonissimo. Allora, fragranza super brillante, fragranza super agrumata, ma un agrumato di qualità, di una qualità che batte tantissime fragranze di nicchia. Una proiezione e scia che gli ha voluto regalare a questa Sport, che compete benissimo con la Sauvage Eau de Toilette. Raga, cioè, proiezione e scia di questa fragranza sono incredibili, ok? E le ho potute comparare e confrontare e siamo lì, ok? Qui abbiamo proiezione e scia di Sauvage con lo stile di Dior Homme, con una maturità, come dire, è una fragranza che ha dei sentori un po' di barbershop, se vogliamo, che però brillanti, ok? Riportati nel XXI secolo, ok? Quindi quella parte old trasformata ai nostri giorni per renderla fruibile a tutti. Ecco, fragranza agrumata con grande scia, grande brillantezza, una buona struttura sul fondo per regalarci scia, proiezione e durata incredibili, ok? In cui su questa fragranza siamo intorno alle 7 ore di durata, una proiezione intorno ai 2 metri con una scia potente, ma veramente potente per le prime 2 ore, ma che resiste nel tempo almeno fino alla quarta ora e poi pian piano diventa sempre più lieve e più moderata. Però ragazzi, cioè, da questo Dior non si poteva che aspettarsi qualcosa di meglio, ok? Perché è una versione, normalmente alle riformulazioni siamo abituati che la fragranza viene rovinata perché magari viene a mancare quel componente, magari il laboratorio non si è riuscito a ricrearlo nella stessa maniera giusta. Invece no, qua riformulazione, per dire riformulazione, qui si va in meglio, ok? Unico il brand che nelle riformulazioni è andato a migliorare le fragranze e non a renderle una schifezza, ok? Quindi davvero grande lavoro di Demachy, veramente chapeau maestro, hai creato Dior Homme Sport, che è una cosa eccezionale, incredibile, perfetta per le nostre serate d'estate, numero uno assoluta. Bene ragazzi, anche per oggi siamo alla fine di questo video. Se il contenuto vi è piaciuto, vi invito come sempre a dargli un bel like sotto al video, un bel commento sotto al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina, perché sta per arrivare la super top 10 delle fragranze di nicchia per questa estate. E a tutti vi volevo ricordare che Sunset San Diego è solo ed esclusivamente disponibile su www.adorabile.ch, ok? Che è il brand mio e della mia co-founder. Quindi la fragranza si vende solo lì, ok? E in più vi lascio la scheda al video dove ho recensito la mia fragranza in lungo e in largo. Allora, perché questo? Perché, come ben sapete, a settembre sarà discontinuata e quindi difficilmente per il momento la rivedremo. Quindi per tutti gli indecisi, per chi ancora non l'ha acquistata, per chi vuole vivere un'esperienza, un'emozione, ecco, Sunset San Diego è davvero la fragranza giusta, ok? Quindi per tutti gli indecisi, che lo sappiate, che siate informati, che o adesso o mai più, ok? Perché sono rimasti davvero pochissimi pezzi. Chi ce l'ha, chi non ce l'ha, si attacca al tram. Vabbè. E niente ragazzi, come sempre vi chiedo un bel vamos e ci vediamo al prossimo video. Ciao!